Gabinetto, due punti. Visto il patrone cambio per la gara dentro Gulli, cambio anche per Sottrati, va a ritornare Raini, 22 punti per lui, anche adesso entra Franzini. Ha cercato fortemente questa vittoria, ha creduto nel lavoro, sapevamo delle vicissitudini che ci sono accadute nel, diciamo, dalla settimana dopo che sono arrivato io con l'infortunio di Naimi e poi con le varie vicissitudini, resistere e mantenere motivato un gruppo anche nelle sconfitte non è cosa sicuramente semplice, ma i ragazzi in allenamento hanno sempre lavorato in maniera dura, in maniera proprio concentrata, con mentalità, e penso che stasera il lavoro si è visto, è stato ripagato, perché Naimi ci ha dato anche quello che il nostro leader deve darci in campo e che ci è mancato soprattutto nelle ultime quattro partite, dove la prestazione è stata ottima, però nei momenti finali ci è mancata l'esperienza di chi in campo ci può guidare. Stasera abbiamo difeso come abbiamo fatto nelle quattro partite precedenti con grande intensità, abbiamo tenuto la Viola che ha un attacco super a 71 punti, abbiamo difeso bene sui loro terminali di gioco, in particolare su Legion, ma anche su Radic, che diciamo che ha fatto canestro poi a partita quasi ultimata. Abbiamo ruotato tutti, abbiamo trovato un Santiangeli che finalmente, liberato dal dover portare palla, ha giocato nel suo ruolo e ha giocato per come sa, e soprattutto in difesa ci ha dato una grossa mano d'aiuto. Dobbiamo continuare a lavorare, perché siamo in una situazione difficile, perché allora non sarei qua. Siamo in una situazione difficile, dobbiamo continuare a lavorare con fiducia, a migliorarci, cercando di vincere quante più partite possibili fino al 23 di gennaio. E poi al 23 di gennaio cercare di ottenere l'obiettivo che tutti desideriamo ottenere, abbiamo voglia di ottenere e per cui stiamo lavorando veramente in maniera intensa. Sono, ripeto, contento per i ragazzi, perché i loro sacrifici hanno avuto finalmente un po' di luce. Sono contento anche per i tifosi che non hanno smesso mai di incitarci con continuità. Noi siamo qua perché crediamo in quello che facciamo e nel progetto, anche nelle grandi difficoltà che abbiamo vissuto con l'infortunio di Naimi e con tutte le altre vicende che sono un po' note e che ci hanno sicuramente anche in termini di qualità degli allenamenti un po' penalizzati. Già l'arrivo di Dobbins, il fatto che sia arrivato un mese prima, ci ha consentito anche in allenamento di alzare la qualità degli allenamenti, e poi alla fine quello che fai durante la settimana, il campo non smentisce mai, per cui bisogna continuare così. Abbiamo lottato, abbiamo dimostrato che anche senza Linton Johnson, che ha avuto un problema muscolare nei primi 4-5 minuti, possiamo tenere botta a rimbalzo. Abbiamo vinto molto, molto bene la gara, la partita a rimbalzo contro una squadra che abitualmente prende anche rimbalzi, a dimostrazione del fatto che il problema non sono i lunghi nel prendere i rimbalzi, ma il problema sono specialmente i piccoli nel tenere uno contro uno
e non innescare l'aiuto dei lunghi. Se i piccoli hanno l'orgoglio e la forza di tenere uno contro uno, difficilmente i lunghi si devono staccare per aiutare e difficilmente veniamo puniti ad un rimbalzo offensivo. E questo è tutto il sunto di tutto quello che abbiamo fatto, su cui stiamo lavorando molto. Ci vuole energia e penso che questa stasera sia stata una partita di grande energia, e nonostante i 99 punti segnati abbiamo tenuto la viola a 71 punti. Analisi della partita in due parole: completamente assenti dall'approccio alla gara, non puoi concedere 55 punti a Scafati nei primi due quarti, premesso che sapevamo che sarà per Scafati era una partita decisiva. Abbiamo sofferto tantissimo la loro fisicità, l'avevamo detto in settimana, lo sapevamo, ma non siamo stati pronti e reattivi. La partita da dimenticare in fretta, anzi più presto possibile, per fortuna già tra pochi giorni siamo di nuovo in campo. Non salvo nulla, una partita completamente sbagliata, un approccio negativo, poca voglia, poca intensità. Quindi giovedì siamo di nuovo in campo contro Legnano, una partita difficilissima, come sempre il campionato non finisce stasera, abbiamo la possibilità di giocare subito e quindi di tornare ad esprimere un buon basket che stasera assolutamente non abbiamo espresso. Voi perché Scafati è stata superiore da tutti i punti di vista, fisico, tecnico, come percentuale al tiro, e poi perché noi abbiamo sbagliato completamente l'approccio. Forse ci eravamo montati la testa dopo quattro buone prestazioni, invece stasera completamente non c'eravamo. Attenuanti ce ne possono essere, sono dettate dal fatto che tutte le squadre di pallacanestro si devono allenare. Noi, dopo la bella vittoria contro Trapani, ahimè, per svariati motivi non ci siamo potuti allenare bene, e le conseguenze si vedono sul campo. Quando in settimana non ti alleni, quando in settimana non ti alleni con intensità e non ti alleni con tutti gli effettivi, le conseguenze si vedono in campo.